Beh, sicuramente vedere di persona quello che è successo è molto più impressionante rispetto a quello che si poteva vedere dai filmati e dalle foto sui giornali. E abbiamo visto quello che è accaduto e stiamo cercando di trovare quelle risorse, soprattutto per far ripartire la stagione laddove è possibile, ma anche per intervenire con degli interventi precisi per mettere nelle condizioni che, dovesse succedere ancora casi di questo genere, non creino ancora danni di questa portata. Economicamente, fin dove può spingersi la regione? Beh, ci sono vari strumenti che possono essere coinvolti in un'iniziativa di interventi anche importanti. Ricordo che ci sono le risorse del fondo Odi che sono per il momento bloccati, che potrebbero essere tornati in parte a interventi straordinari proprio per evitare che succedano ancora cose di questo genere. Abbiamo delle risorse regionali che, come sapete, non sono straordinarie, ma che possono, se spese bene, dare risposte veloci. E poi dobbiamo anche cercare di capire se questo governo qualche euro per il Veneto, per la montagna veneta, può tirar fuori. E proprio ieri il governatore Zaia ha incontrato il presidente del consiglio Letta, ma non abbiamo avuto risposte come dire che speravamo. Ci ha detto non ci sono soldi, ma insomma quando ci li chiedono noi li tiriamo sempre fuori, quindi sarebbe ora che qualcosa tornasse sul nostro territorio. Ci potrebbe essere anche l'impegno di Veneto Sviluppo? L'intervento di Veneto Sviluppo ci sarà sicuramente, perché abbiamo dei fondi di rotazione che ci permettono di avere delle risorse per gli impianti. Dobbiamo renderli più accessibili, più veloci nella procedura burocratica, perché quando succedono cose di questo genere non abbiamo tempo da perdere, ma bensì dobbiamo rimettere in sesto il territorio e le strutture turistiche, perché l'economia di questa parte di Veneto vive soprattutto di turismo. Quella del turismo è una, anzi la prima specificità riconosciuta alla provincia di Belluno. Da tempo si dice che bisogna anche riempirla di risorse. Forse questo è l'evento che può cominciare a sbloccare qualcosa? Beh, qui stiamo parlando di un intervento straordinario, di un fatto che non era prevedibile, quindi non credo che c'entri con la peculiarità di Belluno e quindi con le risorse che dovrebbero arrivare per il turismo di Belluno. Se già Belluno fosse autonomo, anche da un punto di vista finanziario, avrebbe comunque bisogno di un aiuto per far fronte a un'esigenza così straordinaria come quella che abbiamo visto in questi giorni. Voi tra poco incontrerete gli operatori della zona di Roccapietole. Che cosa vi sentite di dirgli in questo momento? Beh, sicuramente se siamo qua significa che vogliamo dare delle risposte e che vogliamo vedere con loro quali possono essere quelle più urgenti e immediate. E abbiamo delle risorse che erano state destinate ad altre iniziative che potrebbero essere riportate invece su argomenti come quella delle strutture alberghiere, che hanno bisogno di ripartire immediatamente. C'è un problema di liquidità, perché credo che i turisti che ovviamente hanno abbandonato questa zona per la situazione che si è creata e hanno portato gli albergatori ad avere grossi problemi per quanto riguarda la parte corrente. Con Veneto Sviluppo dovremo trovare il modo di dare ossigeno per superare questo momento di particolare difficoltà.